Siamo con Massimo Costa, Inkjet Sales Manager di Agfa. Massimo, volevamo chiederti la presenza a Viscom, quali sono le novità che presentate oggi sullo stand? Sì, buongiorno a tutti. In questa edizione di Viscom abbiamo l'opportunità di presentare in anteprima sul mercato italiano, nel senso che la macchina è una macchina che è già esistente, ma per la prima volta l'abbiamo portata in presenza al Viscom, che è la Tauro 3003. Macchina ibrida di alte prestazioni, una macchina che ha la possibilità di essere configurata con diversi carri test che vanno da 24 test di stampa fino all'ultima versione, la UHS, che ha un carro test da 80 test di stampa con produttività che quindi vanno dai 300 metri quadri fino ai 600 metri quadri ora. E come dicevo, macchine che abbiamo sempre presentato nelle fiere internazionali all'estero, ma è per la prima volta presentata sul mercato italiano. Quali sono i segmenti di mercato che permette di raggiungere, le opportunità? Allora, la macchina ha una sua flessibilità di base, di conseguenza è una macchina ibrida, può fare sia materiale rigido sia materiale flessibile. La luce arriva fino a 3,3 m e di conseguenza anche da questo punto di vista rispecchia quelle che possono essere le esigenze o del pannello, che è 3,2 m, o del rotolo, che normalmente raggiunge i 3,2 m. Grazie a queste caratteristiche, a queste possibilità, possiamo affrontare anche mercati che sono differenti tra di loro. Andiamo dal classico mercato della visual communication, ma questa macchina in una configurazione opzionale, ovvero con un carico e scarico automatico, parte da un carico a palle e arriva uno scarico a palle, è una macchina che è anche idonea per affrontare mercati più industriali come quello del packaging, per esempio. Abbiamo anche una Napurna sullo stand oggi? Sì, abbiamo anche la possibilità di dimostrare sullo stand una Napurna nella misura di luce di 2 metri. La Napurna per noi è un prodotto di successo sul mercato italiano, è una macchina mid range, quindi non è propriamente un entry level, ma già una macchina comunque che raggiunge produttività e qualità importanti. È una famiglia, non è una macchina sola, qui ne abbiamo un modello, ma in realtà la Napurna può essere configurata, può essere venduta, è disponibile con luce da 1,60 m, da 2 metri, da 2,5 m fino alla macchina che ha 3,2 m. Esiste anche in una versione flatbed, così come esiste anche in una versione roll to roll da 3,2 m. Grazie Massimo. Grazie a voi.